Sì. Alleluia, però. Crediamo di aver dimostrato non soltanto in maniera definitiva la provenienza lecita, perché c'è la sentenza di giugno che parla da sola, no? Basta leggerla e non ci sono dubbi su quello. Sembrava impossibile, no? Ma ce l'abbiamo dimostrato. Ma abbiamo anche dimostrato che in tutti questi anni Fenice, Atena e Fabrizio Corona hanno pagato una montagna di soldi di imposte, e su quel 1.760.000 sono state pagate le imposte. Vi ricordate cosa vi dicevo un anno fa, quando c'è stato l'arresto? Le tasse si pagano nel 2017, c'è tempo per farlo. Sul 1.760.000 e tutto il resto è stata fatta la rottamazione prevista dal governo Renzi a 300.000 euro al mese. Mancano due rate e poi abbiamo finito. Il totale fa 8 milioni di erotti. Se consideriamo le restituzioni diventano 9. E considerato che parliamo dal 2008 al 2017 con un uomo che è stato in carcere praticamente 4 anni, beh, insomma, ne vorrei tanti di evasori fiscali così. Da quando è stato arrestato Corona nel 2017, l'ultima volta, ha pagato... 2016, ecco, da quando è stato arrestato l'ultima volta ha nel 2016... Ha pagato oltre 1 milione di euro di tasse. Dal 2016 a oggi più di 1 milione di euro di tasse. Avvocato, è stata fissata l'udienza per ridiscutere l'ultima richiesta di affidamento? No, non mi risulta ancora. Speranze di averlo presto fuori dal carcere? Moltissime, io ne ho moltissime, però le mie speranze contano poco. Quello che conta evidentemente è dell'altro, cioè che il Tribunale faccia quello che deve fare. Ma questo è... Ma questo procedimento qui alle misure di prevenzione può avere influenza anche sull'affidamento di nuovo in prova ai servizi sociali? Il provvedimento di revoca dell'affidamento, come ricorderete, era basato principalmente sul problema del 1.760.000. È evidente che le sorti del 1.760.000 hanno comunque una rilevanza su quel procedimento. Già c'è una sentenza di assoluzione. Qua stanno emergendo dei fatti che secondo me sono molto importanti, quindi anche questo ha sicuramente rilevanza sotto il profilo della libertà di Fabrizio. Le previsioni, lei, avvocato? No, le previsioni portano una rogna pazzesca, non le faccio le previsioni, portano una sfortuna pazzesca. La roba che non deve fare mai un penalista è fare le previsioni. Assolutamente. Ma Fabrizio è sempre stato... partecipa alle udienze con estrema lucidità. Poi ci sono dei giorni ovviamente in cui è più tranquillo, dipende da come va l'udienza, no? Dipende anche da quello che succede in udienza, cioè se ti indisponi oppure no. Io che gli assomiglio come carattere lo capisco molto bene, ci sono delle volte in cui sono calmo e delle volte un po' meno. Oggi Fabrizio credo sia stato di una chiarezza e di una lucidità, no? Espositive notevoli. La data non è stata fissata, ma ci sono problemi nel fissarla? Cioè ci sono problemi su quel percorso? No, non ci sono problemi assolutamente, le relazioni sono tutte assolutamente favorevoli, il problema è soltanto di organizzazione del Tribunale di Sorveglianza. Ricorderete che è stato scritto anche sul Corriere della Sera, no? Avevano avuto dei problemi perché mancavano i magistrati, adesso se ho capito bene sono a pieno organico e quindi... confidiamo che il problema si risolva rapidamente. Le relazioni di chi, avvocato? Di tutti, del UEPE, del CERT, del carcere, degli assistenti sociali, sono tutte costantemente fatte e sono, per quello che noi sappiamo, costantemente favorevoli. Cioè, non c'è nessun... in sintesi che Corona... Il percorso è sempre perfetto, il detenuto è un detenuto modello, il comportamento niente da dire, non c'è niente da... Però cosa bisogna aspettare adesso, avvocato? Niente, dobbiamo aspettare che il Tribunale di Sorveglianza decida cosa fare. E dobbiamo aspettare che il Tribunale delle Misure di Prevenzione decida cosa fare. Io spero ovviamente che tutto ciò sia positivo, anche perché più passa il tempo e meno capisco perché Corona è in carcere. Ok? Grazie. Avvocato. Vieni più qua, vieni qua. Io divento.